tutti, bentornati su Pepita TV, siamo sempre io e Pollo, siamo sempre qua per parlarvi di Doctor Strange and the Multiverse of Madness, ma questo, lo diciamo bene all'inizio, che sia chiaro a chiunque lo stia vedendo, è il video spoiler! Quindi qua parliamo del film per chi l'ha visto o per chi se ne frega degli spoiler e se vuole lo stesso sapere cosa esatto, se siete gente della generazione Z che si guarda solo clippini e recensioni perché dice, oh mica fra, non ci sbatti andare al cinema, questo è il video per voi, quindi sigla! Questo è un film in cui succede un botto di roba, che è una delle cose che abbiamo trovato sia come, abbiamo messo sia come top che come flop nel video precedente, perché in effetti da un lato figata c'è un sacco di roba, dall'altro un po' casino mentale, troppa roba, a volte ho fatto fatica a capire che cacchio stesse succedendo e chi è quello e cosa sta dicendo, perché quello non parla e quella chi cazzo è, da dove è uscita. Quindi facciamo un attimo di... facciamo un po' di ordine. Allora, se avete visto e se non l'avete visto siete delle brutte persone, ma potete recuperare guardando il video che ho fatto con che cosa ci aspetteremo da Doctor Strange. C'è il link qua, esatto, c'è un link da queste parti, quindi cliccateci, guardate, va bene. Se l'avete già visto sappiate che ci ho preso al 60%, in buona parte, dai, in buona parte. Quindi abbiamo gli illuminati, è vero, ci sono gli illuminati che l'hai visti, sono quelli che sono seduti sui seggioloni con le facce cattive, con le facce truce baldazzi, e però non sono la formazione originaria degli illuminati, non è quella che avevi pronosticato, quella che noi conosciamo, sì, perché è quella dei fumetti, sì. Quindi non è che alzo le mani, no, vabbè, non è che l'avevi scelta giudice, te la formazione, esatto. È il fantacalcio, la formazione è composta da, partiamo da quelli che ce ne frega meno, lo stregone supremo non è Strange ma è Mordo, e quindi torna Mordo, ma si vedeva nel trailer eccetera, sì, che poi chi se ne abbiamo Captain Marvel, interpretata da un'altra attrice che abbiamo già visto nei film della Marvel eccetera, ma non è Carol Danvers. Ah, interpretata da un'altra attrice, sì. Da un'altra attrice, però l'abbiamo già vista quell'attrice. Ta-da-da-da! È l'amica di Carol Danvers. Ah sì? È l'amica di colore. Ah, cacchio, è lei? Cacchio, è lei! Quindi andate a rivedervi anche... tutto un ragionamento che sta venendo. Quindi abbiamo Captain Marvel interpretato da un'altra attrice che è l'amica di Carol Danvers, del quale non mi ricordo il nome perché sapete che il nome non sono bravissimo. Poi abbiamo Captain Carter, bravissima, che è interpretata da... come si chiama il personaggio? Peggy Carter. Bravissima, no, okay. Che sostituiscono rispettivamente Tony Stark, perché purtroppo Ablepat Ufrate, e sostituisce Namor, quindi il re di Atlantide, che comunque c'è qualche riferimentino qui e là nell'MCU, probabilmente spunterà in Black Panther 2, quindi guardate Black Panther 2 e basta, sono loro due che sostituiscono. Ah no, ok, che sostituiscono, però poi ci sono gli altri. Poi che ci sono, chi c'è? Allora, introduciamo subito il pezzo da 90, andiamo subito il pezzo da 90. Vai. Abbiamo Reed Richards dei Fantastici 4, quindi è interpretato da... questo lo taglio. No, no, lo scritto. Taglio, lascio tutto, non c'ho voglia di tagliare sto video, cioè, ce lo guardiamo. È interpretato da John Krasinski, come... bravo che ti sei ricordato questo nome! Hai visto? Che tra le altre cose la Marvel in queste robe è top, perché tutti dicevano, mica Reed Richards lo deve fare, Tim Krasinski, John Krasinski. Allora hanno detto, John Krasinski quanto vuoi? 100 euro, te ne do 200, bravo. Fine. È andata così la trattativa. Esatto, sicuro. Probabilmente è andata così con quell'accento calabrese. Che comunque abbiamo Reed Richards dei Fantastici 4, quindi abbiamo ufficialmente introdotto Reed Richards. Perché dico che l'abbiamo introdotto? Perché il fil rouge di tutto questo film è che un interprete di quel personaggio è la stessa persona in tutti gli universi. Sì, spiego, esatto. Meglio. Doctor Strange è sempre Benedict Cumberbatch. In tutte le sue versioni. In tutte le sue versioni. Quindi Reed Richards che abbiamo visto in questo film sarà sicuramente Reed Richards dei Fantastici 4 del 2023. Che è una buona cosa, ci piace. Poi, e questo è il mio preferitino, lo devo dire. Allora, io sono un fanboy di Doctor Strange, ma in realtà la mia crush totale, cioè proprio il mio supereroe preferito in assoluto, gli voglio bene, è Freccia Nera. E Abemus Freccia Nera,
Il re degli inumani, interpretato da Anson Mount, quindi l'attore, capito così, eh? Anson Mount, l'attore della serie TV fatta dalla CBS, credo, ABC, non mi ricordo, serie TV orribile, fatto tutto malissimo, costumi tremendi. A un certo punto, secondo me, la Marvel ha detto: boh, sì, raga, li abbiamo proprio sbulaccato, e hanno fatto Freccia Nera vero. E parla nel film. Sapete, se conoscete il personaggio, sapete cosa vuol dire quando parla Freccia Nera. Quindi mi ha fatto venire il pistolino strano. Vabbè, e invece l'altro ultimo personaggio che fa parte degli Illuminati, di cui sono molto felice io, invece è il Dottor X, ovvero Xavier, ovvero quello che vi sta leggendo nel pensiero adesso. Esatto. Nella sua versione old. Verde, 15. So cosa state pensando. Se qualcuno stava pensando verde, abbiamo fatto i soldi. Chi è Patrick Stewart. Che tutti adoriamo, e anche quella è un'ottima cosa. Io spero tantissimo che gli X-Men tornino in pista il più presto possibile, e quindi probabilmente succederà. L'ho preso come un segno positivo. Probabilmente succederà, perché è uscito questo leak dove si dice che ci potrebbe essere un film che si chiama non proprio X-Men, ma tipo Mutants o una cosa del genere. Quindi secondo me arriveranno. Speriamo. Ma su questo tema vi consiglio di vedere il video su Moon Knight, perché c'è qualche gancio anche là. Ok, poi che altro succede di pazzeschissimo? Allora, ci sono gli Illuminati. Non c'era Iron Man. Non c'era Iron Man. No. Tu avevi ipotizzato che ci potesse essere. No, perché Tony Stark. Hanno giocato con i nostri sentimenti. Hanno giocato, lo fanno spesso. Però c'erano le sentinelle. Bravissima, che non sono degli Ultron. Io in effetti subito ho pensato che fossero degli Ultron. Invece. Perché no. Sono un po'. Ma no, sono un po' lenta. No, questi sono film degli sono Ultron. Troppo veloci. No, sono degli Ultron, obiettivamente. Ma in realtà sono le sentinelle, che appunto sono sempre quelle lì. X-Men. Ma tra l'altro c'è anche Ultron nel film, noi non ce ne siamo resi conto. In realtà viene citato così. Ah no, che viene citato al volo, sì, sì, perché sì, è praticamente il famoso scudo attorno al mondo, cioè è un'intelligenza artificiale che gestisce un po' la sicurezza internazionale. Che cosa abbiamo ancora? Abbiamo il viaggio nel multiverso. Quindi finalmente sdoganano completamente il viaggio nel multiverso. Faccio un piccolo cappello: a me il viaggio nel multiverso non piace, infatti anche perché ti viene da vomitare poi. Sì, perché esatto, perché poi cacci. No, perché comunque sì, anche nei fumetti la Marvel si è resa conto che con tutti questi branch di universi poi a un certo punto li ha fatti collassare, perché ha detto non si capisce più un cazzo. Ma perché è un bordello gestionale pazzesco comunque. Piuttosto apri la possibilità di avere qualunque personaggio in qualunque versione, in qualunque modo, con qualunque storia. Esatto. Dopo un po' rompe i coglioni. Guardate Loki alligatore, anche no. Però Loki alligatore, dai. Ah, no, avrei voluto bene. Crocky, tra l'altro, si chiama. Crocky. Comunque, in questo film si parla tanto di multiverso. Multiverso è stato sdoganato che tutto quello che abbiamo visto fino adesso fa parte del 616, quindi l'universo standard, più famoso, più standard. Della situazione. E sono andati a finire anche nel multiverso 848. L'848, non vorrei dire una cagata, ma penso di aver ragione così con massima umiltà, dovrebbe essere l'universo Ultimate. Quindi sono tutte le sagre dei fumetti. Okay. E sì, okay. E niente, quindi si viaggia tanto nel multiverso, si apre la possibilità a tanti multiversi possibili, ma soprattutto si apre la possibilità a portarsi avanti e indietro delle persone dai multiversi. Esatto. Quindi interessante. Che cazzo altro abbiamo? Abbiamo il Darkhold. Darkhold che ci apre le porte a una riga di cose che a me un po' spaventano, perché possiamo avere il Cavaliere Oscuro, che è interpretato da... Cavaliere Oscuro. Ah, ma te non hai visto Eternals, tesoro mio. Ah, ma hai fatto bene. Cioè, ti sei salvata 3 ore di vita. Mi sono addormentata tutte le volte che ho provato a vederlo. Esatto. Cavaliere Nero è stato un personaggio che c'è sempre stato un po' dagli anni 70. Non è proprio... non so come dire, non è che la Marvel non potrebbe campare senza Cavaliere Nero, insomma, anche chi se ne... È che adesso stanno cercando di buttare dentro tutti. Esatto, tutto. Però il Darkhold è molto legato al Cavaliere Nero, è molto legato anche a un altro personaggio che si sta parlando di introdurre, che è Ghost Rider. Ok. Ma perché tu pensi a Nicolas Cage? Last but not least... ho una domanda. Vai. Ce l'ho veramente da ieri. Post credit.
Ok. Allora, già al finale del film ti lascia un po' così, eh? Però adesso non spoileriamo propriamente il finale. No, ok, perché vabbè, se su quello ve lo guardate questo film. Però scena post credit compare un personaggio. Sì. Interpretato da Charlize Theron. Sì, sempre bruttina lei. Gnocca da paura. Sempre bruttina. Gnocca da paura, che compare così un po' a cazzo, dice una roba a Doctor Strange. Si palesa così a babbo e dice delle cose a Doctor Strange, la classica scena post credit di 2 secondi. Sono rimasta un attimo così tipo, ma chi cazzo è questa? Questa qua che con un posacenere tipo squarcia il velo della realtà, sì, e apre la dimensione di Dormammu. Cioè, ma chi cazzo sei? Questa qua, Priscilla, reggiti forte per piacere. Allora, il fil rouge di tutto il film è un po' l'amore. L'amore, sì, di Stephen Strange, che lascia andare Christine, dice, sì, è stata una bellissima storia, non poteva funzionare, in tutti gli universi è andata sempre a ramengo, io ti amo tantissimo, ciao. Ma cipalips. Un po' come i Coldplay con Gwyneth Paltrow. Esatto. Tutti i Coldplay. Chi è questa Charlize Theron? Chi è Charlize Theron? È Clio, che è la nipote di Dormammu. What the fuck? What the fuck? Ebbene sì, ma voi se ve la butto così sulla genealogia, voi dite, ma che cazzo, cioè, ma che me frega, Paul. No, Clio sarà la moglie di Doctor Strange. No, vabbè, cosa? Sì, senza coppia tra l'altro, Benedict Cumberbatch e Charlize Theron. No, ma in che senso sarà la moglie di Doctor Strange? Eh sì, perché lei nei fumetti è l'amante e la compagna di Doctor Strange. È la nipote di Dormammu. Nonché la nipote di Dormammu. Cioè, quindi ci sono un po' di scazzi in famiglia. Cosa? Come in tutte le famiglie che si devono, che a Natale ti picchi parlando di PD e di Rifondazione Comunista, e loro parlano di Dormammu a tavola. Quindi sì, il buon Stephen Strange fa lo scherzo del naso a Charlize Theron. Farà, immagino. Infatti ha aperto questo velo sulla realtà, ha fatto vedere la dimensione oscura, dal quale viene anche il Darkhold, bla bla bla, e chi lo sa. Non dico più niente. Per me il video è finito. Va bene, ciao. Così. Closing così. Vabbè, però è una bella cosa, chiavano. Sì, è una bella cosa, è un piacere, viva l'amore, ma non me l'aspettavo così a babbo, cioè me la presenti così, ad minchia. Eh sì. Vabbè, ti hanno presentato, non hai visto neanche quella post credit, va bene, dai ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao.